affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia Maria, mi affido a te con tutta me stessa, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che docile all'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli e sorelle, specialmente più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno, perché sappiamo riconoscere e apprezzare la ricchezza e la varietà dei doni e dei carismi che lo Spirito distribuisce per il bene di ogni comunità a beneficio dell'intera famiglia umana. Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Preghiamo perché la comunità internazionale si impegni concretamente nella posizione della tortura, garantendo sostegno alle vittime e ai loro familiari. Preghiamo affinché l'assistenza sanitaria sia segno di promozione della dignità umana e il sistema sanitario pubblico sia qualificato ed efficiente, rispettoso e attento alle esigenze anche dei più poveri. Cuore sacro di Gesù, sorgente rifugio per ogni tuo ministero, accompagna passo passo i sacerdoti con la potenza della tua grazia, perché il nostro cuore sia sempre più a imitazione del cuore immacolato di Maria. Da lei possiamo imparare lo sguardo puro e luminoso sul mondo. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato, dona i tuoi fedeli che solo in te confidano, i tuoi santi doni, dona il tuo premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Grande è il Signore, venite adoriamo. Grande è il Signore, venite adoriamo.
O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, dei secoli, amen, alleluia. Ascolto Padre Santo, la voce dei fedeli che invocano il tuo nome. Tu spezza le catene, guarisci le ferite, perdona i nostri errori. Senza te siamo sommersi in un borgo profondo di peccati e di tenebre. Il tuo braccio potente ci conduca all'approdo di salvezza e di pace. Sia onore e gloria al Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Salmo 102. Ci sediamo. Comunque è un libro veramente che tocca il nostro, la nostra debolezza, la nostra fragilità e il nostro bisogno. Vedete come tutta la scrittura ha come centro la nostra umanità, ma non solamente questa umanità che ha come punto di riferimento il Cristo crocifisso che sostiene la nostra debolezza. Tu spezza le catene. Nessuno può mai spezzare le nostre dipendenze che sono distruttive, infelici, che rovinano. Il fallimento nasce dalle dipendenze che sono fuori dalla nostra dignità umana. Quante dipendenze? La dipendenza alcolica, non so, di tante sostanze, oppure no, la dipendenza di certe immagini dove tu non ti disagi, oppure l'affettività che può essere anche, come dire, molto pericolosa, l'ossessione affettiva, tante volte possessiva, tutte queste cose che impediscono. Pensate che lo Spirito Santo dice: chi è sposato come se non lo fosse. Chi possiede come se non possedesse. Cioè dire, le tue sicurezze non possono essere ciò che tu hai di denaro, di salute o di altre sicurezze. E chi piange come se non piangesse, significa tu devi guardare una dimensione molto alta, non lasciarti condizionare dalle cose di questa terra, perché è Lui. A Lui dobbiamo affidarci a Lui. E chi confida, chi si fida, chi si consegna a Lui non rimane mai deluso. Tu spezza le catene, guarisci le ferite. Il peccato veramente inverte la nostra vita, il nostro spirito, una ferita gravissima. Queste sono le ferite che si vede dal volto, le tristezze, le angustie, la spigolosità, i problemi, le aggressioni, i sospetti e tantissime cose. No? Guarisce le ferite, perdona i nostri errori. La radice dei nostri mali è il peccato. Distaccarsi. E Gesù lo dice chiarissimamente: io sono la vite, voi siete i tracci. Voi siete i tracci. Il traccio non può vivere da sé se non è unito alla vite. Per questo l'autoreferenzialità è anche questo un fallimento dell'uomo. Cioè dire, non puoi gestire la tua vita secondo il tuo criterio. Chi sei tu? Chi sei tu? L'autoreferenzialità è il male del secolo. Tu si sentono chissà che cosa. E dice ancora qui, guardate cosa abbiamo letto. E non dimentichiamo questo, il balsamo del suo amore che sana le nostre ferite. Balsamo dell'amore, la misericordia di Dio, sana le nostre ferite.
quando siamo perdonati, veramente ci sentiamo liberi, liberi da quello che la nostra debolezza ci ha fatto cedere. Il tuo braccio potente ci conduca a un approdo di salvezza e di pace. Ecco, affidarsi a Lui. Allora, Salmo, andiamo al Salmo 102, aspirazione e preghiere di un esule. Allora, le antifone tiziana. Giovanna, poi. Salmo. Poi scrivete per favore, perché ci sono delle testimonianze, se non li leggete, non essere quelle che sono ricche di contenuto. A te giunga, Signore, il mio grido, non nascondermi il tuo volto. Signore, ascolta la mia preghiera, a te giunga il mio grido di aiuto. Non nascondermi il tuo volto nel giorno in cui sono nell'angoscia. Tendi verso di me l'orecchio, quando ti invoco, presto rispondimi. Guardate il salmista. Il salmista si presenta dinanzi a Dio con la sua vulnerabilità. Ascolta la mia preghiera. È il richiamo del pronto soccorso. Ascolta, ma in effetti è così. A chi dobbiamo rivolgerci se non a colui il quale ci può tirar fuori dagli imbrogli, oppure dalle difficoltà, dalle insidie, dalle trame contro la nostra vita, la nostra incolumità, eccetera. Ascolta la mia preghiera, a te giunga il mio grido, ascolta, giunga a te il mio grido. Quindi è un bisogno che si ripete in un'espressione diversa, significa è un'urgenza quello che chiede, grida, non nascondermi il tuo volto nel giorno in cui sono nell'angoscia, tendi verso di me l'orecchio, riprendi allora, vedi, quanto tipo è le stesse espressioni, ascolta, giunga il tuo grido, sono nell'angoscia, tendi a me l'orecchio, quando ti invoco, rispondimi, ecco. Perché? Perché ci sono, dice, svaniscono questi giorni, come i miei giorni svaniscono, come brace, insieme. Facciamo svaniscono il fumo i miei giorni, e come brace ardono le mie ossa. Falciato come erba inaridisce il mio cuore, dimentico di mangiare il mio pane. A forza di gridare il mio lamento, mi si attacca la pelle alle ossa. Sono come la civetta del deserto, sono come il gufo delle rovine. Resto a vegliare, sono come un passero solitario sopra il tetto. Tutto il giorno mi insultano i miei nemici, furenti imbrecano contro di me. Cenere mangio come fosse pane, alla mia bevanda mescolo il pianto. Per il tuo sdegno e la tua collera mi hai sollevato e scagliato lontano. I miei giorni declinano come ombra, e io come l'erba inaridisco. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te giunga, Signore, il mio grido, nascondermi il tuo volto. Non ci riconosciamo qui? Non è una radiografia? Guardate, è un richiamo di riflessione, perché noi siamo continuamente vessati,
sospettati, cioè ci sono delle forze avverse contro di noi. Ma chi ci può aiutare? Allora dobbiamo dire colui il quale ci ha creati, lui allora deve essere attenzionato a noi, lui è attenzionato a noi, ma noi se noi invochiamo lui o ci rivolgiamo ad altre forze, ad altre realtà che non sono la realtà di Gesù Cristo, colui il quale veramente può intervenire. Veramente siamo continuamente feriti nel cuore, siamo, come dire, indeboliti e ogni giorno c'è da lottare. Non dobbiamo fare questa esperienza. Tu vai a vedere che cosa c'è nel tuo cuore, le amarezze che ti provocano gli altri, e devi dire: Signore, se non mi affido a te, io sarò in bocca a questa gente feroce che mi stritola. Allora, è un avvertimento per noi, abbiamo bisogno di Lui. Se Lui ci ha creati, ci deve custodire, ci deve difendere, deve pensare alle cose di cui abbiamo noi di bisogno, dato che tutto viene da Lui, tutto viene da Lui. Di nostro non abbiamo nulla. Tutto ciò che ha creato, l'ha creato per noi. Dobbiamo saper gestire, è chiaro, la sua presenza, le sue forze, il rapporto con Lui. Ecco per quale motivo la mancanza della parola di Dio è mancanza di vita serena. Ed è il maledetto giorno in cui io sono nato e malediciamo tutto. Per questo ci richiamiamo noi. Adesso, dopo questa radiografia, adesso dobbiamo avere qualcosa da cui possiamo avere la certezza che è sempre con noi, sempre con noi, e vigila sul nostro cammino. I passi del mio focare tu li hai contati, da dove siamo venuti noi? Lui ha contato i nostri passi. Anche il respiro ha sentito, il nostro respiro. Allora vediamo. Volgiti, Signore, alla preghiera del povero. 13. Forza. Ma tu, Signore, rimani in eterno. Il tuo ricordo di generazione in generazione. Questo ricordo non è un ricordo solamente di pensiero. Cioè dire, tu ci tieni nel tuo cuore, ricordare significa noi siamo nel tuo cuore, come tu sei dentro le pupille del nostro occhio. Noi siamo preziosi ai tuoi occhi, perché tu ci stimi. Ecco, possiamo fidarci. Se noi veniamo da Lui, non ci può abbandonare a noi stessi, alle nostre debolezze. Altrimenti uno dice, ma che Dio è se mi ha creato, mi ha abbandonato? Siamo a un certo punto. Siamo sua proprietà. Esatto. Noi apparteniamo a Lui. Esatto. Allora la mancanza di conoscenza della parola di Dio rende l'uomo, anche nella sua filosofia, uno che rinnega Dio. Perché dinanzi alle situazioni che stiamo vivendo, carissimo Salvatore, Salvatore ogni mattina, per tutto l'arco del suo lavoro, ogni mattina era qui. O no? Sì o no? Buongiorno. Adesso che in pensione, da quanto tempo pensionato? Già 8 anni. Da 8 anni viene periodicamente? Sì, ogni tanto lo faccio ogni vedere. Tanto. Bravo. E lui è un aiutante dell'arciprete, no? Sì, ministro straordinario. Ministro straordinario. Io. Bravo. Soffro la vista, non mi accompagna più una volta.
Sei straordinario? Sì. Infatti. Sì. Ti puoi sedere? Sì, alle 9, no, alle 9. Sì. Sei di più. Mettili qui così ci senti. Grazie, sì. Quando non ci senti, grida. Andiamo? Sì. Forza. Di, forza. Allora, di 14. Sì, tu. Ti alzerai e avrai compassione di Sion. È tempo di averne pietà. L'ora è venuta. Poiché ai tuoi servi sono care le sue pietre e li muove a pietà la sua povera. Uno che si presenta nell'umiltà. Allora, il Signore, dinanzi all'umiltà, ha veramente pietà degli anaquim, gli schiacciati. Qui c'è la descrizione dello schiacciamento della nostra debolezza. Siamo poveri, ecco, larve di Israele, vermiciattoli di Gerusalemme, vermiciattoli, non temere. Nel momento in cui noi tocchiamo il fondo della nostra debolezza, non dobbiamo aver paura, perché Lui abbia pietà di noi. È venuta l'ora di intervenire. Dobbiamo gridare. Vi ricordate quando Gesù era nell'orso degli ulivi, che ha avvertito tutta la pesantezza della sua umanità? Sua umanità, che è la nostra umanità, né più né meno, ha condiviso la nostra debolezza, la nostra fragilità, altrimenti non avrebbe sudato sangue. Nell'angoscia è sudato sangue, e non solo, era triste fino alla morte, triste fino alla morte, cioè una tristezza che era un po' i limiti dell'angoscia e degli infarti, quando uno ha dei dispiaceri fortissimi, si agghiaccia il cuore e c'è l'infarto. Gesù l'ha avuto, il primo infarto, dicono i medici che hanno fatto un'analisi nella sindone, ha avuto il primo infarto, l'ha avuto nell'orto degli ulivi. Sudò sangue, c'è poco da fare. Io più stretto, puoi farlo così stretto, non si vede niente. Più là. Allora, attenzione, comunque è molto importante, guardate, la nostra fragilità, Lui si è addossato tutto, Lui. Quindi ci comprende, facciamoci comprendere da Lui, no? Lui è sempre pronto, lo sapete come, in che senso è pronto? Addirittura bussa, ci sono io qui, ma noi facciamo i sordi. Guardate la Chiesa che grida, ma noi molti ci sono sordi. Nel battesimo abbiamo fatto noi queste due gemelline, una si chiama... basta, niente, non so, prende il bagno. No, dice, queste due gemelline, piccoline, fragilissime, che sono venute e sono entrate nella nostra storia, sono entrate dentro una debolezza, una fragilità incredibile, e sono sostenuti da una forza straordinaria dei genitori, che hanno dentro di sé una dimensione umana che diventa addirittura il quarto comandamento voluto da Dio: onore il padre e la madre, significa io sono il tuo custode attraverso i tuoi genitori e non puoi fare a meno di loro, perché loro ti custodiranno come se fosse lui presente. Di matrimonio, consacrazione matrimoniale. Comunque
Gerlando Montana Lambo, buongiorno a tutti, un caro saluto da Maria che si trova a Lourdes. Vi saluto a tutti e ringrazio per la comunione di preghiera. Comunque, dovete vedere qualche cosa, eccetera. Comunque, vedete, stavo pensando, Gesù ci ha lasciato anche un grande insegnamento. Quando dice con forza, grido e lacrime, si è abbandonato completamente al Padre. Sì. Quindi noi, quando nel momento dell'angoscia, quando abbiamo dei periodi scuri, ci dobbiamo abbandonare. E questo è il discorso. Sì. Ha condiviso in tutto, eccetto il peccato. Si è addossato lui, significa allora si è preso tutta la nostra debolezza e lui ci ha dato una ricchezza di grazie, allora c'è uno scambio di peso, il nostro peso schiacciante, è lui che dice venite, portate, dice prendete su di voi il mio giogo. Se potete portare, per esempio, non so, una bella immagine di due buoi che arano e che hanno il giogo a destra e a sinistra, se potete trovarlo, portatelo, così mettiamo, perché spesse volte facciamo noi questo riferimento alle parole di Gesù. Prendete su di voi il mio giogo. Il mio giogo significa tutto quello che io vi sto dicendo con i salmi, dove c'è la descrizione di che cosa siamo noi, la nostra vita, la nostra che va in fumo, no? Svaniscono in fumo i miei giorni, come braccia ardono le mie ossa, falciato come erba inaridisce il mio cuore. Dimentico di mangiare il mio pane, insomma, che cosa siamo noi? Siamo nulla. Allora dice, prendete su di voi il mio giogo, sì, la mia parola, quello che vi sto facendo conoscere, chi siete voi e chi sono io, e il peso sarà leggero e soave. Se noi prendiamo il giogo, Se noi prendiamo il giogo, il Signore 95% del giogo, del peso, lo porta il Signore. Noi dobbiamo partecipare col 5%. Capite come viene alleggerito il peso del marito, il peso del metodo come educare i nostri figli, come spezzare il cuore duro di quelli che tante volte ci impediscono di andare avanti e tante altre cose. Significa che lui prende il maggior peso, lo porta lui. Quando noi diciamo Signore vieni in mio aiuto, che cosa chiediamo? Che lui prenda a venire e viene a portare il nostro peso. Non è per nulla che la nostra carissima Teresa del Bambino Gesù ha pensato ad Archimede nel datemi un punto d'appoggio, vi solleverò il mondo, perché la preghiera di grido vieni in mio aiuto, ascolta la mia voce, l'abbiamo sentito in questo salmo, ascolta la mia preghiera, a te giunga il mio grido, non nascondermi il tuo volto nel giorno dell'angoscia in cui sono in angoscia, tendi verso di me l'orecchio quando ti invoco, presto rispondimi. Allora attenzione, allora la preghiera significa un'invocazione di aiuto. Ecco cosa l'applicazione del principio d'Archimede. Noi abbiamo le gru e Teresa dice la preghiera è come la gru che solleva i macigni della nostra umanità
il macigno della nostra debolezza, la nostra fragilità. Per questo Gesù ha preso su di sé la nostra umanità, per dare una carica, una forza, un vigore che noi, di cui noi abbiamo di bisogno. Altrimenti siamo schiacciati dalle responsabilità, dagli errori che abbiamo fatto. Ciao, ti saluto. Gli errori che abbiamo fatto. Poi a un certo punto uno si converte, quando si converte vede che ha fatto debiti a mai finire con la banca oppure con i vari e si trova impelagato. Cosa deve fare? Non si deve angustiare, non si deve preoccupare. Cristo è un fratello Giovanni Battista, pace a te. Allora, non so se è chiaro, ed è questo quello che noi e vediamo che abbiamo questi pesi, non dobbiamo preoccuparci, perché il Signore ti dà il modo, come adagio, solleverà il tuo peso che ti schiaccia. Ci sono delle difficoltà che abbiamo tutti e non sappiamo come liberarcene. È Lui che viene, invochiamolo. Non è che questa preghiera salmodica non è fatta per noi, è per noi. Perché viene incontro ai nostri bisogni e noi diciamo come dobbiamo risolvere il problema e Lui ce lo dice. Dipende da noi, Lui ci dà il metodo come attingere la forza. Poi tu, l'iniziativa, la capacità inventiva dipende da te. Devi essere tu a gestire la forza che il Signore ti dà, il coraggio che ti dà. Anche dice, sono con te, prendi su di te il mio gioco. Ascolta quello che ti dico in volto, no? Invocami e io ti libererò. E tu canterai vittoria, no? E qui è la speranza, non veniamo qui per attingere forza e vigore. Attenzione, i problemi si risolvono, sì, ma con la nostra partecipazione però. Il mio peso sarà leggero e soave, ma è la partecipazione, significa ascoltare la sua voce e la sua parola, chiedere al Signore la forza di mettere in pratica la sua parola. Però oggi il mondo non crede che... Il mondo non crede. No. Noi ci siamo, perché ci siamo noi? Per comunicare quello che non crede il mondo. Non capiscono che c'è il peccato. Cioè, però tutto quello che si fa... C'è il male, sì, credono che c'è il male. Però non capiscono che tutto questo male viene dalla profondità dei nostri peccati. Che lei dal rifiuto di una persona. Quando una persona rifiuta l'origine della sua esistenza, lo rifiuta, si fa una vita secondo il suo criterio. Si autoriferenzia, no? Si autogestisce col suo criterio la presunzione di andare avanti. E quando uno vede che fallisce, ma questo è un peso enorme, arriva anche al suicidio, perché come si fa a risolvere i problemi, dato che Dio l'ho rifiutato, io no, non penso che il Signore deve risolvere i miei problemi. Quando c'è il dissidio tra il marito e la moglie, ognuno pensa che la colpa di questo dissidio sia la colpa dell'uno e la colpa dell'altro. Ma la radice invece è perché avete abbandonato Dio. È quello la radice. Tutte e due. Uno crede, l'altro invece e non crede. Diventa un peso enorme. E se non è forte
invece di scappartene, rimani lì a pregare, a chiedere aiuto, ad essere, a sostenere, anche a farsi sostenere come fa il Papa, pregate per me, come faccio a portare il peso del mondo, pregate, e non si fa aiutare, è chiaro che pure viene schiacciato. È così. Allora, i problemi non sono gli altri, il problema è, sono io che non ho un rapporto con Dio serio e impegnativo. Non sono gli altri che ci impediscono, sono io che non chiedo aiuto al Signore ed è pronto a darmi l'aiuto, pronto. Purtroppo l'ignoranza crea gli uomini infelici e scellerati, così, no? È così, l'ignoranza. Voi, 16. Per questo, Signore, la prima cosa che avete fatto, prima di lasciare gli apostoli, andate in tutto il mondo, andate in tutto il mondo, annunciate la parola che salva, la buona notizia, notizia buona. E Paolo diceva, guai a me se non annuncio la parola di Dio. E siccome battezzati, qua noi che siamo stati battezzati, partecipiamo del munus profetico. Fattore della situazione munus profetica, cioè l'impegno profetico, sacerdotale e regale. È un impegno per noi battezzati. Quindi non posso essere cristiano chiuso in me stesso, devo comunicarlo, quella di famiglia a famiglia, ai ragazzi, a educare la vita buona del Vangelo, questa è una cosa importante. Angela aspetta il cibo che ti dà forza. Confesso a Dio di potere. A voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Il Signore onnipotente e misericordioso, con te la risorgenza, l'assunzione e il perdono di voi. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Della loro futura e la benedizione di Dio.
Santo discenda su di voi e con voi per l'anima. Amen. Andiamo? 16. Temeranno il nome del Signore e tutti i re della terra la tua gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore. Egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera. Questo si scriva per la generazione futura, e un popolo da lui creato darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo ha guardato la terra, per ascoltare il sospiro del prigioniero, per liberare i condannati a morte, perché si proclami in Sion il nome del Signore e la sua lode in Gerusalemme, quando si raduneranno insieme i popoli e i regni per servire il Signore. Gloria al Padre, Madre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era al principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Volgiti, Signore, alla preghiera del povero. Guardate che bello, egli si volge alla preghiera dei relitti, derelitti, gente distrutta, annientata. Ed ebbene, non disprezza la loro preghiera, significa non disprezza, apprezza. Per linguaggio semitico è questo, per affermare una cosa molto importante, lo dice in modo negativo. Non uccidere, per indicare rispetta la vita, non dire falsa testimonianza, ama la verità. Non disprezza la loro preghiera, accoglie la preghiera, ascolta la nostra preghiera, sostiene la nostra debolezza quando gridiamo aiuto. Non solo, guardate, dice, c'è una figura così umana, come il Signore si affaccia dal cielo e guarda questa immensità di popolo, 8 miliardi di persone. Cosa fa? Lui ascolta anche il nostro sospiro. Il sospiro significa, l'abbiamo sentito domenica scorsa, quando dice di tutto quello che siamo, nostra persona ha una sacralità incredibile dinanzi a Dio. E ha tutto un valore dentro di noi. Qui dice il respiro, ma lì anche Gesù dice i capelli del nostro capo sono contati, per indicare che non va perduto manco un capello, che noi siamo preziosi dinanzi al Signore. Come si fa a non avere la conoscenza del Signore, che fino alle piccole cose che noi, di cui noi non possediamo, abbiamo ricevuto, perché tutto è un dono, Signore, di quello che noi abbiamo non è nostro nulla, tutto abbiamo ricevuto. I capelli del vostro capo, che potete fare quello che volete, scolpire oppure dipingere oppure mettere tutte le forme più strane di questo mondo, i capelli sono tutti contati, dice e dice ancora. Quanto può valere
un uccellino, un passero, quanto può valere? E dice, eppure il Padre mio non permetterà che cada uno solo, tanto è prezioso il Signore, senza il volere di Dio. Ma invece noi minimizziamo, non guardiamo Dio con la sua immensità di amore, un amore grande. Non credo che il Signore non si affligge quando noi ci allontaniamo da Lui. No, è così. Se noi che siamo uomini, quando vediamo che i nostri figli si comportano male, ci affliggiamo, pensate Dio Padre di cui noi apparteniamo. Apparteniamo a Lui. Tu mi appartieni, dice il Signore. Come può non affliggersi ad essere avere amarezze quando l'uomo volta le spalle, gli volta le spalle? Allora dice così, il Signore si è affacciato dall'alto. Dal cielo ha guardato la terra per ascoltare il sospiro dei prigionieri, per liberare i condannati a morte, perché si proclami il suo nome e sia e la sua lode in Gerusalemme. Regni per sempre il Signore e regni per servire il Signore. Tutti i popoli servano il Signore. Andiamo secondo te, l'ultimo. In principio, Signore, hai fondato la terra, i cieli sono opera delle tue mani. Lungo il cammino mi ha tolto le forze, ha abbreviato i miei giorni. Io dico, mio Dio, non rapirmi a metà dei miei giorni. I tuoi anni durano di generazione in generazione. In principio tu hai fondato la terra, i cieli sono opera delle tue mani. Essi periranno, tu rimani, si logorano tutti come un vestito, come un abito tu li muterai ed essi svaniranno. Ma tu invece sei sempre lo stesso e i tuoi anni non hanno fine. I figli dei tuoi servi avranno una dimora, la loro stirpe vivrà sicura alla tua presenza. Tu rimani in eterno, la stabilità è Lui. E Lui non si cambia, Lui è, ci ama e il suo amore è per sempre, un amore eterno. Allora io sto alla porta e busso, apri il mio cuore, apri il tuo cuore e vedrai il cielo aperto. Non per nulla si dice, noi siamo familiari di Dio e concittadini dei santi, no? Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In principio, Signore, hai fondato la terra, i cieli sono opera delle tue mani. Popolo mio, porgi l'orecchio al mio insegnamento. Ascolta le parole della mia bocca. Abbiamo un messaggio da Rosanna di Francesco. Gesù, tu sei la mia via, la verità. Nelle nostre difficoltà, attraverso l'Eucaristia, ci concedi una grande forza che viene solo da te. 17. Quando Davide tornò dall'uccisione dei Filistei, invidia di Saul verso Davide. Quando
Quando Davide tornò dall'uccisione del Filisteo, Abner lo prese e lo condusse davanti a Saul, mentre aveva ancora in mano la testa del Filisteo. Saul gli chiese: di chi sei figlio, giovane? Rispose Davide: di essere il Betlemita, tuo servo. Quando Davide ebbe finito di parlare con Saul, la vita di Jonathan s'era legata alla vita di Davide, e Jonathan lo amò come se stesso. Saul in quel giorno lo prese con sé e non lo lasciò tornare a casa di suo padre. Jonathan strinse con Davide un patto, perché lo amava come se stesso. Jonathan si tolse il mantello che indossava e lo diede a Davide, e vi aggiunse i suoi abiti, la sua spada, il suo arco e la cintura. Davide riusciva in tutti gli incarichi che Saul gli affidava, così che Saul lo pose al comando dei guerrieri ed era gradito a tutto il popolo e anche ai ministri di Saul. Al loro rientrare, mentre Davide tornava dall'uccisione del Filisteo, uscirono le donne da tutte le città di Israele a cantare e a danzare incontro al re Saul, accompagnandosi con i tamburelli, con grida di gioia e con sistri. Le donne cantavano danzando e dicevano: ha ucciso Saul i suoi 1000 e Davide i suoi 10.000. Saul ne fu molto irritato e gli parvero cattive quelle parole. Capite, sull'orgoglioso che non era Saul, era deprezzato. Davide 10.000, quello 1000. Dice, gli manca solamente il regno. E allora è cominciato ad avere sospetti. Questo qui, man mano che andava avanti Davide, era un pochino aumentava la stima e presto della gente, e lo osannava. E Saul lì incominciava a concepire le sue vendicazioni, le sue vendette. Vediamo, andiamo. Non gli manca altro che il regno. Così, da quel giorno in poi, Saul guardava sospettoso Davide. Il giorno dopo, un cattivo spirito di Dio irruppe su Saul, il quale si mise a fare la novella in casa. Avanti, Al 20. E dal 9 al 10 al 20. 20, 20 al 20. Devo andare al 20? Sì. 21? 20, no? Sempre detto 20. 20. Intanto Micah, l'altra figlia di Saul, si invaghì di Davide nel riferirono a Saul e la cosa gli sembrò giusta. Saul gli diceva: gliela darò, ma sarà per lui una trappola e la mano dei Filistei cadrà su di lui. Lo voleva uccidere naturalmente, e questa era l'occasione per metterlo in pericolo di morte. E gli dava anche delle imprese difficili per farlo cadere in trappola e morire. E Saul disse a Davide: oggi hai una seconda occasione per diventare mio genero. Quindi Saul ordinò ai suoi ministri: dite in segreto a Davide, ecco, tu piaci a me e i suoi ministri ti amano. Su dunque, diventa genero del re. Lo hanno incoraggiato. I ministri di Saul sussurrarono all'orecchio di Davide queste parole, e Davide rispose: mi pare piccola cosa diventare genero del re? Io sono povero e di umile condizione. I ministri di Saul gli riferirono. Davide ha risposto in questo modo. Allora Saul disse: riferite a Davide, il re non vuole il prezzo nuziale, ma solo 100 pecuzzi di Filistei, perché si è fatta vendetta dei nemici del re. Saul tramava di far cadere Davide in mano ai Filistei.
I ministri di lui riferirono a Davide queste parole, e a Davide sembrò giusta tale condizione per diventare genero del re. Non erano ancora compiuti i giorni fissati quando Davide si alzò, partì con i suoi uomini e abbatté tra i filistei 200 uomini. Davide riportò tutti quanti i loro prepuzzi al re per diventare genero del re. Saul gli diede moglie la figlia Mica. Saul si accorse che il Signore era con Davide e che Mica, sua figlia, lo amava. Saul ebbe ancora più paura nei riguardi di Davide e fu nemico di Davide per tutti i suoi giorni. I capi dei Filistei facevano sortite, ma Davide, ogni volta che uscivano, riportava successi maggiori di tutti i ministri di Saul e divenne molto famoso. Responsore. Pietà di me, oh Dio, l'uomo mi calpesta, un aggressore sempre mi opprime. In te ho posto tutta la mia speranza. Tu mi hai liberato dalla morte, hai preservato i miei piedi dalla caduta. In te ho posto tutta la mia speranza. Allora, Maria Luisa, seconda lettura, manifestiamo Cristo in tutta la nostra vita. Confesso Dio onnipotente. E a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Amen. O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvata. Ieri sera è caduto e si è fatto male alla testa. Forse andiamo. Dal trattato L'ideale perfetto del cristiano di San Gregorio di Nissa, vescovo. Manifestiamo Cristo in tutta la nostra vita. Tre sono gli elementi che manifestano e distinguono la vita del cristiano: l'azione, la parola e il pensiero. Primo fra questi è il pensiero. Al secondo posto viene la parola, che dischiude e manifesta con vocaboli ciò che è stato concepito col pensiero. Dopo, in terzo luogo, si colloca l'azione,
che traduce nei fatti quello che è stato pensato. Se perciò una qualunque delle molte cose possibili ci porta naturalmente o a pensare, o a parlare, o ad agire, è necessario che ogni nostro detto o fatto o pensiero sia indirizzato e regolato da quelle norme con le quali Cristo si è manifestato, in modo che non pensiamo, né diciamo, né facciamo nulla che possa allontanarci da quando ci indica quella norma sublime. E che altro dunque dovrebbe fare colui che è stato reso degno del grande nome di Cristo, se non esplorare diligentemente ogni suo pensiero, parola e azione, e vedere se ognuno di essi tende a Cristo oppure se ne allontani? In molti modi si può fare questo importante esame. Infatti, tutto ciò che si fa o si pensa o si dice sotto la spinta di qualche mala passione, questo non si accorda affatto con Cristo, ma porta piuttosto il marchio e l'impronta del nemico, il quale mescola alla perla preziosa del cuore il fango di vili cupidigie per accannare e deformare il limpido splendore della perla. Ciò che invece è libero e puro da ogni sordida voglia, questo è certamente indirizzato all'autore e principe della pace, Cristo. Chi attinge e deriva da lui, come da una sorgente pura e incorrotta, i sentimenti e gli affetti del suo cuore, presenterà con il suo principio e la sua origine tale somiglianza quale può avere con la sua sorgente l'acqua che scorre nel ruscello o brilla nell'anfora. Infatti, la purezza che è in Cristo e quella che è nei nostri cuori è la stessa, ma quella di Cristo si identifica con la sorgente, la nostra invece promana da Lui e scorre in noi, trascinando con sé per la via la bellezza ed onestà dei pensieri, in modo che appaia una certa coerenza ed armonia fra l'uomo interiore e quello esteriore, dal momento che i pensieri e i sentimenti che provengono da Cristo regolano la vita e la guidano nell'ordine e nella santità. In questo dunque, a mio giudizio, sta la perfezione della vita cristiana, nella piena assimilazione e nella concreta realizzazione di tutti i titoli espressi dal nome di Cristo, sia nell'ambito interiore del cuore, come in quello esterno della parola e dell'azione. La parola ci forma e ci forma. E da questa è la cosa molto importante. Non possiamo formarci se quella parola non penetra dentro di noi e non si schiuda dentro di noi, se non sperimenta la bellezza e il fascino di quel seme che ci richiama questa adesione totale di quello che è stato deposto nel nostro cuore, come la Madonna. Nella Madonna è stata deposta una proposta che lei si è turbata, diventare madre a servizio del Cristo Gesù. Ed è questa una cosa veramente, come dire, ci pone dentro una decisione. E siccome la proposta viene dall'alto, possiamo aver fiducia che nel momento in cui accolgo quella parola, tutto si schiude, tutto si realizza, anche se dobbiamo passare attraverso le tribolazioni, le contraddizioni, anche se tutto va contro di noi, però seguire Lui significa avere questa certezza
che andiamo verso quella strada di cui il Signore dice io sono la via, la verità e la vita. Ok, responso. Tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù. Nessuno di noi vive per se stesso, nessuno muore per se stesso. Tutto si compie nel nome del Signore Gesù. Allora, Jennifer Cumbo e da questo messaggio, buongiorno, spesso scoraggia vedere i giovani che vivono come se Dio non esistesse. Spesso per le strade si sentono gruppi di ragazzi bestemmiare come se nulla fosse. Quando sento queste parole orribili, come genitore e come cristiano, mi rattristo e agghiacciante il cuore si squarcia. Come riparare? Quanto si sente tutto questo? Cosa fare a questi ragazzi che non capiscono la gravità di quello che dicono? Un abbraccio da Biagio a Jennifer, grazie per questo appuntamento mattutino. Allora, dunque, allora intanto vedere, riparare, no? Vedo che gli altri si bestemmia, noi benediciamo, lodiamo il Signore. Se quella preghiera ti ha insegnato l'angelo ai tre bambini, o oh Gesù, io ti amo e ti chiedo perdono per quelli che non ti amano, non credono, non ti adorano, non sperano. Oppure la Madonna che dice molti vanno all'inferno perché non si dice il Santo Rosario, non c'è chi prega per loro che faccia un sacrificio per loro. La conversione dei peccatori avviene attraverso la preghiera e anche la mortificazione, qualche sacrificio e celebrare la Santa Messa in riparazione delle offese che Gesù riceve. Il venerdì, primo e venerdì del mese, servono anche a questo, no? Come riparatore. E intanto, dinanzi a questo male, devo rispondere con il bene. Loro bestemmiano, noi lodiamo il Signore. Ci sono i salmi, ci sono i cantici famosi, Cantico della Madonna, no? Ecco, abbiamo anche, ecco, i canti che noi facciamo sono un inneggiare al Signore, la lode, l'amore. E poi, guardate, anche l'adorazione eucaristica che serve, carissima, ciao Marcella. Allora, l'adorazione eucaristica serve a riparare moltissimo. Noi sappiamo che quando uno sta una mezz'ora dinanzi all'Eucaristia, intanto un beneficio grandissimo che riceve, ma anche quella presenza diventa una presenza riparatrice. Ho aspettato consolatori e non li ho trovati. Che cosa il Signore vuole essere consolato? Perché è molto dimenticato, emarginato. Noi vuole, il Signore vuole queste anime belle, meravigliose, che amino quelli che gli altri tante volte bestemmiano e non pensano a loro. Se avete da dire qualche cosa, come facciamo le lodi.